Sono super felice di ritornare a fare musica dopo questo anno e mezzo, diciamo. Passato comunque a scrivere, a fare un sacco di viaggi e a incontrare persone nuove, tra cui appunto due persone nuove nello specifico, che sono appunto Charlie Charles e Mahmood, che è l'autore di Cheyenne. Questo brano infatti è stato scritto da Mahmood, da Ryan e da Simonetta. È una canzone che parla un po' di incontro, di scontro e anche di, in qualche modo, di allontanamento dal proprio habitat, tra virgolette, habitat naturale. Almeno io lo sento e lo interpreto così. Vorrei sapere solo se ti scoccia e non ti manca fumare qui con me l'ultima sigaretta. È una canzone che racconta un po' di quando mi sono allontanata dalla mia città d'origine per arrivare qui a Milano e quindi mi sono ritrovata in una realtà completamente differente. Sono passata da un ambiente chiaramente più tranquillo, più immerso nella natura, invece a una realtà più urban. E quindi ho dovuto iniziare questa fase di adattamento e ho dovuto anche tirare fuori un po' quell'attitudine che un po' in qualche modo simbolicamente è riferita a Cheyenne, quindi a un po', non dico guerriera, però comunque un'attitudine, un po' di resistenza, un po' appunto di adattamento. Diventerei per te un altro continente se fossimo Cheyenne, ma siamo solo gente. Chiaramente questo brano è l'apripista di un progetto che uscirà nella primavera del 2020 e che racconta un po' questo appunto incontro tra natura e urban e insomma anche gli scontri che possono avvenire tra natura e urban. Solo gente che sbaglia poi si chiama amore. Tagli sul cuore bruciano più di meduse. Charlie Charles era il produttore perfetto per questo brano, perché questa canzone è una scrittura chiaramente molto pop, ma un testo molto fresco, un linguaggio molto fresco, comunicativo ed emotivo, e mi piaceva che la musica avesse una caratteristica da un punto di vista sonoro molto minimale, ma al contempo molto potente, molto emotiva, che lasciasse quindi spazio al testo. Conquisterei per te un altro continente. Fossimo Cheyenne, ma siamo solo gente. Ritorno anche dal vivo per una data speciale, unica nel suo genere, il 20 settembre 2020 al Carro Ponte. Sarà in realtà più che un concerto, sarà una festa e quindi vi aspetto.